Le classi saranno anche vuote, ma il mondo della scuola non si è fermato malgrado l'emergenza coronavirus. Situazione che ha costretto docenti e studenti a rimanere a casa, ma non a fermare le attività didattiche. Aule chiuse, ma piattaforme aperte. Infatti, sono molti gli istituti scolastici che hanno messo a disposizione servizi di e-learning per studenti e professori. Tra questi c'è il Moretti di Roseto che da oltre 10 giorni in rete con tutti i ragazzi e i prof. Circa 900 utenti sulla piattaforma G Suite possono oggi entrare nelle loro classi che sono adesso aule virtuali e ogni mattina su un orario che è stato ricalibrato sulle esigenze dei singoli, delle singole classi e soprattutto eh, tenendo conto della situazione nella quale versiamo tutti, ogni mattina dicevo da lunedì al venerdì come accadeva quando eravamo in presenza i ragazzi possono seguire attività didattiche, interagire con i loro docenti e soprattutto ed era questo ciò a cui tenevamo eh, in particolar modo, far sì che i ragazzi continuassero ad avere una relazione tra pari e con i loro docenti. In questo momento è importantissimo evitare l'isolamento e fare in modo che ehm, i, o, si, fosse forte eh, lo spirito di comunità. Siamo una comunità educante e questo è stato il momento di prova, se mai ce ne fosse bisogno, eh, del, della portata emotiva che eh, vibra all'interno dell'Istituto Moretti e che ci caratterizza appunto come una comunità educante forte. Volevamo fare in modo che i ragazzi non fossero soli, consapevoli del fatto che la didattica digitale non è l'unica modalità didattica, ma è appunto una modalità che in questo momento eh, è, stata la nostra, è stato il nostro salvagente per, una, per non annegare nel mare della solitudine e, e dell'indifferenza. Dell abbiamo programmato attività didattiche, attività ricreative, attività extradidattiche, non è un caso che per esempio esistano aule didattiche, le abbiamo implementate, nelle quali, aule nelle quali i ragazzi entrano per fare esperimenti di chimica, dibattere, per commentare un libro, per parlare con i loro professori, eh, didattica e non solo, siamo appunto Moretti, siamo eh, quell'hashtag che noi usavamo già da tempo, hashtag la mia scuola è differente, hashtag la mia scuola non si ferma qui.